L'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha annunciato la realizzazione di un polo museale presso Palazzo Stagliano, grazie alle generose donazioni degli artisti che hanno partecipato al Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte negli ultimi 3 anni. Il sindaco Domenico Donato, durante l'inaugurazione della terza edizione della mostra concorso, ha dichiarato: "L'edificio storico è oggi oggetto di lavori che lo renderanno una vera e propria casa della cultura." Sì, questa è una grandissima opera voluta dalla nostra amministrazione comunale, quella di mettere mano a Palazzo Staglionò, la casa della cultura di Chiaravalle Centrale. Siamo ormai nella fase terminale dei lavori e questo renderà possibile di avere in un'unica struttura la casa della cultura, la nostra biblioteca, la nostra sala congressi, la nostra sala musica. Ecco, quello che noi volevamo da anni, trovare un centro vero di raccolta per tutti gli eventi che possono avvenire nella nostra città. Era giusto dare dignità anche al luogo che ci ospitava e questo sta avvenendo. Il progetto ha ricevuto il plauso del noto critico d'arte e sociologo Maurizio Vitiello, uno dei curatori del premio. Ma la terra calabra sfida i piani culturali, nel senso che abbiamo la terza edizione di Chiaravalle Arte e quindi siamo partiti nel 22, 23, 24, terza edizione che merita di essere vista da molti. Ci troviamo nella sede del liceo qui di Chiaravalle, però queste opere poi avranno una nuova e ultima collocazione al Palazzo Staglianò, che è un palazzo molto bello, so che è stato riattato e anche ha avuto delle fasi di restauro. Qui ci sono tutti i vari codici visivi del Novecento, con le propaggini ovviamente nel 2000, e abbiamo l'astratto, il geometrico, abbiamo la fotografia, la digital art, la scultura, la plastica e via dicendo. Noi abbiamo invitato io, Lara Caccia, Roberto Sottile, Enzo De Pera, artisti di chiara fama, conosciuti, riconosciuti, ne sono più di 24, credo, più o meno, e tutti, credo, doneranno le opere per la musealizzazione. Ed è questione importante riuscire a realizzare un premio e subito dopo la collocazione per la storicizzazione nel museo, costituendo di Chiaravalle centrale per l'arte contemporanea. Io penso che sia una mostra decisamente innovativa, di grande richiamo, e credo che sia importante riuscire a portare qui artisti di varie latitudini visive e creative. Noi in passato abbiamo avuto anche un'artista bielorussa, un'altra messicana, quindi non soltanto noi chiamiamo persone su di un piano nazionale, ma chiamiamo anche artisti di rilievo internazionale. Chiaravalle, se riesce a confermarsi anche per l'anno prossimo, vuol dire che sta su una buona dirittura e credo che possa avanzare e conoscere al meglio il focus dell'arte contemporanea. Io credo che sia importante riuscire ad andare avanti e ovviamente molto dipende dallo spirito, dalla passione. Io vorrei ricordare Nicola De Luca, che è il coordinatore per quanto riguarda la direzione artistica. Vorrei ricordare anche Paola De Luca, che ha realizzato un bellissimo manifesto, locandina, plancia e la cover, la copertina del catalogo realizzato da un editore calabro come Rubbettino, di grandissimo livello, pari a tutte le altre case editrici di alto livello che sono in Italia. Io invito gli amici a visitare questa mostra. In questa mostra ci sono molti punti interrogativi, punti di riflessione, punti di facilitazione anche per comprendere qual è la realtà che noi viviamo e poi cerchiamo un attimo di comprendere quanto la creatività può rendere per illustrare al meglio la vita.